Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca. Oggi vi mostrerò la terza ed ultima partita della Bio3 amichevole che ho svolto contro Miguel, che più esperti di voi conosceranno come Sekiam. Per chi non lo sapesse, Sekiam si è classificato sesto al Mondiale VGC 2014. Da una parte vediamo i Pokémon che ho creato in campo, ovvero, ancora una volta, Kangaskhan, Suicune, Heatran e Landorus, dato che comunque gli altri due Pokémon che avevo soffrivano troppo il team di Sekiam, appunto. Sekiam invece userà Kangaskhan, Aegislash, Landorus e Tundurus. Vi ricordo infine di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un mi piace al video se vi è piaciuta questa sfida. Vi ricordo inoltre di seguirci tramite la nostra pagina Facebook e il nostro forum, di cui troverete il link in descrizione, per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda video, tornei e news Pokémon in generale. Spero che questa partita possa essere vostro gradimento, buona visione! Qui la partita inizia esattamente come prima, ovvero con Sekiam che schiera Landorus, Tundurus e io che schiero Kangaskhan, Suicune. Però c'è da dire che non è andato a finire come la scorsa partita. Qui infatti non ritiro Kangaskhan e vado di bruciapelo sicuro su Tundurus. Inoltre avevo anche predictato lo switch di Landorus e avevo usato idrovampata per cercare appunto di fare un danno super efficace su Landorus e neutro su tutti gli altri componenti del suo team, magari sperando anche di bruciare chi sarebbe entrato. Purtroppo però con idrovampata non riesco a bruciare nessuno. Qui Tundurus vediamo che fa quello per cui è nato, ovvero paralizzare tutti. Qui vediamo il danno veramente misero che fa a Aegislash usando palla ombra su Suicune, che gli leva un terzo di vita e forse neanche. Qui Tundurus va di fulmine cercando di shottarmi Suicune, purtroppo però per lui resiste e rimane in campo. Qui avevo usato idrovampata sdoppiatore perché sinceramente mi aspettavo uno switch, magari mandando in campo Landorus. Infatti appunto era andato gli sdoppiatore per andare sul sicuro. Purtroppo però non è avvenuto ciò che pensavo. Qui uso sbigattacco perché comunque mi sa che la partita era abbastanza... I miei due Pokémon erano abbastanza messi male, e magari per non farmi axare dal Landorus avversario. Infatti con Frana, usando Frana da paralizzato, le possibilità di attaccare erano veramente poche. In questa partita adesso sono veramente svantaggiato, dato che mi sono ritrovato con due Pokémon contro tre, non avendo neanche evento in coda attivo. Inoltre avevo Kangaskhan che poteva benissimo farmi fuori sia Heatran che Landorus. Qui avevo predittato Bodyguard, infatti non sono andato di onda calda e ho deciso di fare un bel doppio attacco su Landorus. Appunto, vedremo, è stato sostituito, come possiamo vedere è stato sostituito e viene mandato in campo a Kangaskhan. Qui Kangaskhan si mega evolve e vado a colpo di al colpo sicuro usando Geoforza su Aegislash, che non aveva usato scudo reale, e privazione su Kangaskhan che però si protegge.
Vado qui di privazione su Kangaskhan per mandarlo KO, dato che comunque sono bloccato, ricordo, dalla sola scelta. E Landorus usa troppo forte, shottando Titan. Purtroppo per Miguel adesso la situazione è piuttosto brutta, dato che io ho il mio Landorus bloccato su privazione, mentre lui ha il suo Landorus bloccato su troppo forte. Però appunto grazie a privazione gli elimino la sua scelta, quindi la possibilità, gli do la possibilità di cambiare mossa. Ovviamente però rimango sempre io più veloce, e dato che Landorus non può fare molte mosse per colpire un altro Landorus, va soltanto, va di frana, che comunque fa veramente pochi danni. Dopo la terza privazione riesco finalmente a mandare KO il Landorus di Sekiam. Infine riesco ad aggiudicarmi quindi così il terzo, anche il terzo incontro, vincendo questa avvincente Bio3. Spero che queste partite siano state di vostro gradimento. Continuate a seguirci per poter vedere sempre belle partite in VGC. Un abbraccio dal Team Infinity.